Ciao, ecco a voi Ulivo di Pasqua. Un semplice ramoscello, ma pieno di significato. Un ottimo lavoretto, ma anche un chiudipacco. I materiali per questo laboratorio sono scheda stampabile, foglio verde, spiedino, forbici, colla. Siete pronti a iniziare? Noi abbiamo stampato direttamente su carta verde e ritagliamo con le forbici. Ma se non avete il foglio verde, tranquilli, colorate direttamente la scheda stampabile bianca. Con pastelli, tempere, acquerelli, pastelli a cera, pennarelli, ma ovviamente di verde. Questo può essere anche un ottimo esercizio per imparare e allenarsi a tagliare. Mi raccomando, se non avete voglia di disegnare o non siete tanto bravi, richiedete le nostre schede stampabili. Sono completamente gratuite. A prima vista, questo disegno sembra proprio un copricapo degli indiani, ma non vi preoccupate, diventerà un bel ramo d'ulivo. Se avete qualche domanda o dubbio, scriveteci pure, che vi risponderemo il prima possibile. Fare arte è molto semplice e soprattutto divertente. Ora assembliamo il nostro ramo. Mettiamo la colla sulla nostra strisciolina verde e iniziamo a rotolare attorno allo spiedino in obliquo. Man mano che giriamo, aiutiamoci sempre con la colla. Non vi preoccupate dove andranno a finire le foglie, perché dopo le aggiusteremo. Incollate fino alla fine e poi sistemate le foglie. Se ti è piaciuto, lascia un like. Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Iscriviti ai nostri canali.